L'arte è l'identità culturale di una comunità, quindi nel momento in cui vuoi cancellare totalmente una comunità, il suo senso di appartenenza, distruggi la loro arte. Master of None sui Brothers. Quando si pensa a un teatro di guerra, forse non è il primo pensiero che viene in mente, ma che cosa sta succedendo in Ucraina o in Israele e Palestina dal punto di vista del patrimonio artistico? Ma nel conflitto Hamas-Israele immediatamente sono state chiuse delle istituzioni museali, ovviamente, rimandate alcune manifestazioni espositive, e poi c'è l'onda lunga che arriva anche a noi, alla Biennale di Venezia, ad esempio. Il padiglione di Israele per la Biennale d'Arte del 2024 verrà allestito, come era già stato progettato. La Palestina sarà presente, è un evento collaterale, però insomma ci sono stati abbastanza forti dei dibattiti, delle discussioni rispetto proprio alla rappresentanza della Palestina. La stessa cosa l'abbiamo vista col conflitto russo-ucraino, quando nel 2022 il padiglione russo è rimasto chiuso. Gli ucraini sono stati in grado, in tempo record, mi pare 4 settimane, hanno allestito il loro spazio. Vedremo presto nelle città italiane una mostra di tesori d'arte che sono stati spostati appunto dalla Galleria d'Arte di Kiev e verranno in Italia. In generale abbiamo visto proprio lì, diciamo in Ucraina, delle scene che appartenevano ai nostri archivi storici, scene che ci hanno ricordato quello che è successo in Italia durante la Seconda Guerra Mondiale e subito dopo, quando sono stati riportati in sede dei capolavori che fortunatamente tante persone sono stati capaci, andando molto al di là della loro professione, di quello che dovevano fare e anche rischiandoselo a volte, di mettere al sicuro, nascondere le opere d'arte dalla razzia dei nazisti. Fra loro ci sono personaggi poi che sono diventati famosi, tipo Giulio Carlo Agan, Palma Bucarelli, che è stata poi la direttrice iconica della Galleria Nazionale d'Arte Moderna. Questo servizio che hanno fatto alla comunità non è che siano stati inferiori ai Monuments Men, che appunto questo gruppo anglosassone che inizialmente aveva semplicemente il mandato di proteggere le opere d'arte e poi dopo è andata a ricercarle nei luoghi dove i nazisti le avevano nascoste, Alpi della Turingia, le miniere. Al di là della situazione specifica di guerra, che cosa ci dicono queste storie sul rapporto tra arte e società? Queste situazioni ti fanno vedere quanto l'arte sia importante, perché l'arte è l'identità culturale di una comunità. Quindi nel momento in cui vuoi cancellare totalmente una comunità, il suo senso di appartenenza, distruggi la loro arte. Oltretutto l'arte è anche un po' la temperatura del benessere di tutta una comunità. A parte tutte le varie valenze politiche, il messaggio politico, l'utilizzo, la strumentalizzazione anche è stata fatta dell'arte in alcune situazioni, però l'arte è veramente il termometro dello stato dell'essere di tutta la comunità che c'è dietro, non solo di quella dell'artista. Quando gli stati italiani erano importanti c'è stato il Rinascimento, poi il testimone è passato alla Spagna, che è diventata potentissima con le colonie, ai Paesi Bassi, alla Francia, che fino all'avanguardia è stato il centro del mondo, e poi lo scettro è passato agli Stati Uniti, che infatti poi è diventato culturalmente egemonico. Nelle situazioni di conflitto politico e ideologico, è possibile che anche la nostra percezione delle opere d'arte ne venga condizionata? Ma non so se parlare di bias, sicuramente è un modo per parlare anche di quello che sta succedendo. Ad esempio gli ucraini, quello che espongono a Biennale, hanno fatto molto riferimento al senso della claustrofobia, ma anche alla luce come speranza per il futuro, no? Diverso il discorso quando l'arte viene un po' tirata per la giacchetta, strumentalizzata anche dalle istituzioni ufficiali per poter veicolare un certo messaggio politico. Secondo me poi la vera arte è quella che travalica un po' il tempo e lo spazio, cioè quella che ci riesce a parlare anche a distanza dell'evento contestuale.
Il valore dell'arte è ancora così sentito come lo era per i Monuments Men e le Monuments Women? Ma a prescindere dagli atti ufficiali, tipo la Convenzione dell'Aia del 54, che prescrive appunto la protezione di tutti i beni, compresi anche i beni scientifici, le collezioni scientifiche, i monumenti architettonici, è quanto noi abbiamo cura. E questo dovrebbe essere fatto anche nel quotidiano. Dovremmo chiederci, francamente, quanto per noi, per ciascuno di noi individualmente, sia ancora importante l'arte, cioè quanto ci teniamo. Non scoprirlo solo in condizioni di fragilità o in condizioni critiche, anche per il contesto che viviamo, i tempi che viviamo.